Signor Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Senta, questa giornata in mezzo ai ragazzi? La considero un'iniziativa importante. Qui bisogna ringraziare la dirigente scolastica, gli insegnanti, l'ARCI che hanno organizzato questa manifestazione, questo evento. Perché si è parlato di mafia, ma si è parlato di legalità. Quindi il problema della legalità rivolto a ragazzi della terza media che affronteranno il prossimo futuro, il periodo più bello ma anche più difficile della loro vita, dove formeranno il loro carattere e formeranno il loro percorso per la vita futura, credo che sia stato una cosa molto importante alla presenza di nonna Berta, che è stata straordinaria, che ha lasciato a loro un insegnamento di grande qualità. Senta, un fenomeno della mafia secondo lei che si combatte con la cultura o anche con il rilancio dell'economia? La mafia si combatte a tutti i fronti. La cultura, sicuramente partendo dalle scuole, è già un'iniziativa importantissima. Le scuole sono il primo elemento di conoscenza dove si comprende il problema. E poi si combatte con il rilancio dell'economia, ma non solo, con l'impegno di tutti verso il rispetto della legalità. Questo deve essere. Ecco perché la scuola è importante, perché è da qui che si costruisce il futuro. Io l'ho detto anche a ragazzi, il percorso è complicato e a volte, tante volte, si cercano le scorciatoie, che sono più affascinanti, più facili, più semplici, mettendo al centro non valori ma disvalori. Se passa questo messaggio in tutto il paese, questa è la prima sconfitta. Ecco, parlando di scuole, qui siamo in uno degli istituti che forse è uno dei fiori all'occhiello della provincia di Pistoia per quanto riguarda l'istruzione dei ragazzi. Direi di sì, dal punto di vista della qualità dell'istruzione, credo sia un problema che riguarda i corpi insegnanti, ma ne ho notizie molto confortanti e quindi sono sicuro che l'insegnamento in queste scuole è di grande qualità. Noi mettiamo a disposizione le strutture e questa struttura qua è una struttura nuova, quindi una struttura che ha tutte le caratteristiche di sicurezza, di qualità, di comfort. Quindi i ragazzi stanno a fare lezione in un ambiente estremamente sicuro e confortevole. Ecco, ma in un momento di tagli anche per i comuni, di spending review, si riesce ancora a fare un servizio di qualità per i cittadini? Diciamolo francamente, noi si sta mettendo tutta per fare un servizio di qualità. Certamente che questo ragionamento della spending review non è un processo incomprimibile, nel senso che a un certo punto ne va proprio della qualità del servizio. Comprimi, poi alla fine non ci si fa più. Il risultato finale di questo processo, se non si ferma, è cercare di erogare qualità dei servizi che saranno di livello inferiore, se non si ferma appunto questo processo. Per il momento noi credo che riusciamo a dare servizi ancora di qualità. Bene, noi ringraziamo il sindaco di Serravalle, grazie e buona giornata.